Ciao a tutti poracci, bentornati. Come abbiamo visto nei precedenti video, Nintendo è da sempre stata ossessionata con l'immagine che trasmetteva di sé al suo vastissimo pubblico. Nel tentativo di fornire prodotti adatti a tutte le età, la casa di Kyoto ha fatto di tutto per evitare anche la minima controversia, molto spesso imponendo limiti e censure al limite dell'esagerato. Ma anche i migliori sbagliano e negli oltre 30 anni di attività di Mario & Company non sono di certo mancati gli scivoloni e gli episodi controversi. E oggi andremo a vedere una rassegna di alcuni casi in cui Nintendo si è relazionata con la sfera della sessualità, dando luogo a situazioni assurde quanto imbarazzanti. Mi raccomando, vi voglio agguerriti nei commenti, fatemi sapere quale secondo voi è l'episodio più controverso e se conoscete altre storie del genere. Ora lasciate un like, iscrivetevi al canale se siete nuovi e iniziamo! Come è facile immaginare, quando si entra nel campo della sessualità, non solo è un territorio molto spinoso, ma le difficoltà maggiori si incontrano rivolgendosi a un pubblico vastissimo con sensibilità diverse. È per questo che molto spesso publisher e sviluppatori sono costretti a cambiare i contenuti dei loro giochi nel passaggio dall'uscita sul suolo giapponese a quello occidentale. L'adattamento culturale è una misura preventiva per evitare equivoci, incomprensioni e soprattutto problemi con i sistemi di rating. Un ottimo esempio da cui partire è la serie di Xenoblade Chronicles. L'episodio più recente, il 2, uscito per Switch, presenta una quantità di fanservice imbarazzante. Tutti i personaggi femminili hanno due caratteristiche inconfondibili: vestiti improponibili e seni giganteschi. Nonostante l'iperrealismo applicato al rimbalzo delle tette, sempre in primo piano, qualsiasi sia il contesto, l'estetica anime ha probabilmente graziato il titolo, che non ha subito censure grafiche nel suo adattamento occidentale. Ad essere cambiati invece sono parecchi dialoghi che coinvolgono Tora e il suo Gladius Poppy, dove nella versione originale vengono fatti espliciti riferimenti al fatto che il design di quest'ultima sia stato ispirato dalla lettura di libri erotici con foto di donne. Così come ad essere alterati sono stati alcuni rimandi alla prostituzione e anche la missione di Shiba, che nel tentativo di costruirsi un harem non risparmia gli apprezzamenti spinti ai membri femminili del party. Destino ben diverso invece spettò a Xenoblade Chronicles X, uscito per Wii U, dove fu proprio l'editor del personaggio a subire una modifica sostanziale. Si sa, i giocatori vogliono il massimo grado di personalizzazione durante le fasi di creazione del proprio alter ego, ed è per questo che ai giocatori giapponesi fu offerta la possibilità di modificare anche la grandezza del seno dei personaggi femminili, opzione che fu totalmente rimossa nella versione occidentale. Oltre a questo, il personaggio di Lin, una ragazza tredicenne, ha subito un pesante aggiustamento. Così, come nell'edizione giapponese, può indossare tutti i tipi di armatura, ma quelli più succinti su di lei cambiano aspetto per risultare meno provocatori. Rimaniamo su Wii U, passando però alla mia serie preferita in assoluto, Super Smash Bros., che con il suo quarto episodio fu vittima della censura regionale. Tre modelli in particolare furono modificati. Il primo è il trofeo di Wonder Pink da Wonderful 101, che non solo cambiò completamente posa, ma vide le texture di alcune zone specifiche maggiormente oscurate. Secondo modello è il trofeo di Lin da Fire Emblem, che rimase nella stessa posizione, ma la gonna fu chiusa leggermente per mostrare meno delle gambe. Stranamente, questo cambiamento fu apportato soltanto al trofeo e non al modello in-game dell'assistente. E per finire, anche Palutena subì un trattamento simile a quello di Lin, con la patch 1.0.6, ma nel suo caso le modifiche, ovvero la chiusura della gonna e l'ingrandimento delle mutande, furono apportate sia sul modello del trofeo che su quello del personaggio durante i combattimenti. Lo stesso Masahiro Sakurai, storico director della serie, espresse una grande frustrazione per queste modifiche richieste dai sistemi di rating. Usciamo un attimo dai videogiochi veri e propri e prendiamo in esame alcune strategie comunicative di Nintendo che durante i primi anni 2000, nel tentativo di svecchiare l'immagine di vecchia bacchettona che si era cucita addosso, se ne uscì con delle campagne pubblicitarie abbastanza controverse. Se questa, pensata per promuovere la retroilluminazione del Game Boy Advance SP, che recitava "la seconda cosa migliore da fare al buio", ci poteva stare, situazione ben diversa spettò alla campagna pubblicitaria dedicata a Mario Strikers. Nintendo prese in considerazione l'idea di scioccare il suo pubblico, promuovendo lo sportivo calcistico di stampo arcade, con questo capolavoro di comunicazione non troppo subliminale: due belle palle da calcio dentro una rete con scritto sotto "avrai bisogno di un paio di queste".
e direi che non c'è da aggiungere altro. Torniamo a parlare di Fire Emblem e in particolare di Awakening, e stavolta veramente di Awakening. Giuro, ho studiato, non mi sto confondendo con Fates. Se c'è una cosa che abbiamo capito con Xenoblade Chronicles è che quello tra JRPG e fanservice è un matrimonio perfetto. Lo strategico di Nintendo non è da meno, e in uno dei suoi molti DLC usciti per l'episodio su 3DS nel 2012, Summer Scramble, era possibile dare il via a numerose conversazioni tra i vari componenti dei pastori, la milizia capitanata da Crom. La nuova mappa presentava un setting particolare, situandosi nei pressi di una spiaggia. Era quindi possibile dare il via alla festa del fanservice, facendo partire cutscene che vedevano i soldati lasciare da parte le loro armature da battaglia per indossare dei bikini molto più comodi. Nonostante siano state ritenute quasi tutte accettabili, solo una cutscene ha subito una censura che lascia abbastanza perplessi. Il lato B di Tarja, infatti, è stato coperto da un tessuto, forse una tenda, e abbastanza in malo modo. Oltre ad essere totalmente fuori contesto, non nasconde neanche bene le natiche del mago nero, lasciando molti dubbi sull'utilità di tutta questa operazione. E per finire chiudiamo col botto, perché qui Nintendo ci si è impegnata veramente tanto a non fare una figuraccia, ma purtroppo alla fine non ci è riuscita. Avete presente il film di Super Mario? Sì, uno dei peggiori tie-in che la storia del cinema ricordi, un adattamento che se non fosse per il nome in copertina sarebbe praticamente impossibile ricondurre alle sue origini platform. Beh, questa pellicola non è la cosa peggiore che sia capitata al brand sul grande schermo. Questo perché esistono ben due parodie pornografiche di Super Mario Bros., intitolate Super Hornio Bros., di cui Nintendo è proprietaria. Questo perché la grande N nel 1993, venuta a conoscenza della produzione dei film, decise subito di acquistarne i diritti per bloccarne la distribuzione ed evitare che diventassero di dominio pubblico. L'azienda di Kyoto è riuscita a mantenere il segreto fino al 2008, quando gli utenti del forum somethingeyeful.com non solo sono venuti a conoscenza della parodia, ma in seguito a delle manovre degne della migliore operazione di spionaggio industriale, sono riusciti ad ottenere anche una copia del secondo film. Una storia a lieto fine, anche se non sono sicurissimo di avere così tanta voglia di vedere questi Lost Levels di Mario. E voi? In ogni caso, poracci, direi che per oggi possiamo fermarci qui. Se il video vi è piaciuto e vorreste che vi raccontassi altre storie del genere, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e scrivetemi qui sotto cosa ne pensate della censura di Nintendo. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, così da essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, senza censure. Ciao 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 ciao.